Un moto Halloween da brividi in città con i Fuerca Bikers che hanno distribuito sorrisi e dolcetti ai bambini in Piazza Libertà prima di sfilare in corteo per il corso Vittorio Emanuele. Il sindaco Festa, presente all'evento, non ha rinunciato a farsi un giro sul sidecar del barone rosso Tonino Iannaccone. Una ribalta mostruosa per il grande cuore dei bikers. Quella di oggi, infatti, è solo una delle tante iniziative di solidarietà promosse in Irpinia dai Fuerca Bikers. Assolutamente sì, dolcetti per tutti, per bimbi e per più grandi, perché l'allegria, la gioia, la felicità è qualcosa che deve essere per tutti, quindi dai più piccoli ai più grandi, facendo ovviamente più attenzione ai piccoli perché è la loro festa e la loro gioia, però noi guardiamo un po' a tutti. In quanti ne siete oggi? Ci sono anche altri motociclisti? Arriveranno tra poco altri, sì, assolutamente sì. Ci siamo noi, ci sono gli Indian Bikers, ci sono i Bikers Salerno City, ci sono i Ruoti Potenza. Saremo circa una sessantina in totale arrivati a tutti. Questa è solamente una delle tante manifestazioni di beneficenza, della solidarietà che voi portate in particolare ai bambini, ma anche alle persone indigenti, bisognose. Assolutamente sì. Il nostro intento è quello di creare beneficenza ai bambini, alle persone anziane, ai sofferenti negli ospedali, a guardare un po' a quelle persone che hanno bisogno di aiuto. Noi ci siamo, Fuerca Bikers ci sono sempre. Il signor Halloween è arrivato con il sidecar in Piazza Libertà, facendo davvero paura a tutti. Lei è davvero mostruoso, non so se si è vista allo specchio, comunque davvero fa paura. La paura è la botta, guarda, è la botta. Ha portato anche Halloween Junior, guarda, piccolo Halloween. Guarda quanto è bello. Trucchi davvero magistrali di Armando, che è tuo figlio. Armando, tanto sì, malamente. E poi dietro c'è anche una testa che tra poco inquadrerà il nostro camera. Anche qua ha ricevuto qualcosa, vedi? Ha avuto una botta anche qua, vedi? Insomma, Armando quando si mette ci piace scherzare, vedi? Insomma, un Halloween con gli effetti speciali, però ci saranno anche i dolcetti per sì, i bambini. Sì, i bikers ci hanno chiamato perché c'erano queste distribuzioni di caramelle oggi e noi prontissimi qua con i bimbi e con te. Halloween fa paura, però diciamo che ha anche un cuore grande. Lei sempre, vuole salutare sempre dolcemente. Io saluto tutti i bambini, soprattutto i più bisognosi. E un bacio forte e gli auguro tutto il bene di questo mondo. Un attimo. Mi sembrerà strano sì, vedere uno scheletro in carne, è una poco una cosa fatti, più carne che ossa, a dire la verità. Caramelle in formato Halloween, dei cioccolatini. Sono dei cioccolatini a forma di zucca per i bambini e anche per quelli un poco più grandicelli come me, come te e altri. Si sente un po' Babbo Natale in anticipo? Sì, mi sento Babbo Natale e bambino sempre. Halloween fa paura, però in questo caso tanti effetti speciali e poi soprattutto tanta bontà per i bambini. Che cosa sono i bikers? I bikers sono bambini. I bikers sono amanti della libertà, sono amanti del viaggio, sono amanti della natura. Di solito uno li immagina anche un po' feroci, no? A bordo di queste motociclette, perché poi invece no, personalizzano bambini, queste cose, ma alla fine sono dei bambinoni. Adesso fra poco faranno una serenata con le moto. Una serenata? Si chiama così, una serenata delle moto. Al tuo fianco un altro bambinone, vediamo. Vabbè, questo però fa veramente paura. Questo è da brividi, questo qua. Insomma, tu ancora cavalchi, cioè le moto, ovviamente, sì, ancora vai a gonfie vele. Ogni tanto, Ottavio. Qual è l'emozione su queste moto? L'emozione della moto? Allora, innanzitutto la moto la personalizzi, il chopper è una moto personalizzata, non esistono due moto uguali. Quindi tu ci metti il teschio, ci metti la bandiera o ci metti quello che vuoi e diventa praticamente la tua moto. Non uguale a nessuna, uguale a nessun'altra. Quando vai in moto che cosa senti? Senti il vento, senti la libertà, senti... Sempre con prudenza, dolcetto o scherzetto? La regola è il brivido, non il rischio. E non facciamo mai scherzetti. Senza fare scherzetti. Buon Halloween a tutti. Lei ha scelto il giorno di Halloween per sposarsi. No. Tra l'altro con questo mosso speriamo. Stavamo facendo la foto, uno che ha la luce, uno senza la luce. A intermittenza tipo l'altro di Natale. Come mai questo giorno per il sì? Per festeggiare. Per festeggiare insieme mio figlio. Ah, che bello, dov'è tuo figlio? Ah, come si chiama? Dennis. Dennis, ciao Dennis.
Sta divertendo Dennis? Penso proprio di sì. Dennis, ti stai divertendo? Sì. Ma ti piace questo qua? Sì. Mica hai paura tu? No. Invece tu ti sei vestito da pirata? Mezzo. Mezzo hit, mezzo pirata, non lo so. Ah vabbè, comunque fai il colpo, fai colpo, ma ti piacciono tutte queste moto? Sarà un bikers pure tu? Sì. Un giorno lontano, quando sarai grande ovviamente. Complimenti e auguri. Come si chiama lei? Denisia. Francesco Fuerca Bikers, ancora in azione in tanti per strappare un sorriso ai più piccoli, ma vedo anche tanti adulti curiosi della vostra incursione che scattano foto e si fanno i selfie. Certo, è curiosità, le moto poi attirano e quindi si avvicinano tutte le età che ci stanno dando il loro contributo, il loro affetto. Cerchiamo di portare un sorriso in questa città che ultimamente è un po' triste, allora lo facciamo un po' per tutti e questo ci gratifica. Tra l'altro diciamo con Giovanni, questa è solamente una delle tante iniziative di solidarietà che i bikers propongono. Sì, avremo la Befana come l'anno scorso per i bambini ammalati. Avremo altre situazioni per i bambini che sono meno fortunati dei nostri e quindi cerchiamo di portare il sorriso, questo è un poco lo spirito dei bikers in effetti. Francesco, da biker qual è il messaggio che vuoi lanciare? Ecco, io vorrei, il messaggio che lancio è quello di essere più uniti, di volerci bene di più, questo è il messaggio che lancio. E su due ruote siete uniti con le altre associazioni? Per gli altri motociclisti? Noi vorremmo essere uniti, sono gli altri che purtroppo ci sfuggono un poco. Ma c'è siamo un po' qua. Di rivalità. Quello c'è sempre, Ottavio, purtroppo. In ogni cosa c'è rivalità, ma noi andiamo per la nostra strada, siamo pochi, siamo fratelli, quindi chi viene con noi è sempre accolto, la nostra porta è aperta per tutti. Luigi Menna, il popolare lupo solitario, sì, che viene da Carbonara, sì, di no, ad Avellino, oggi proprio per celebrare questa piccola manifestazione Halloween, che mi hanno invitato gli amici che hanno fatto questo gruppetto. Dici, mi conoscono, dici, vieni, stiamo un po' assieme, i bambini, ho detto queste cose. Tra l'altro complimenti per il look, questa è una cosa da lupo solitario. Proprio. Come è iniziata questa avventura? Perché lupo mi piaceva, dici, in motocicletta, Vespa piccolina, Vespa, motorini, poi mi è sempre piaciuto, ci ho cominciato a comprare moto grande, infatti ce n'ho uno, mo è grande proprio. Intanto vediamo anche questi cimeli. Questo è il lupo, il mio, diciamo, anonimo, lupo solitario. Lei di Carbonara di Nola sa che il lupo è l'immagine, il simbolo di Avellino, dell'Irpino. Sì, infatti a Domicello, un paese vicino, c'è la bandiera con il lupo dentro. Lupo solitario perché poi? Perché viaggio sempre da solo, ho sempre viaggiato da solo. Poi gli amici li trovo dove vado. No. Ma in viaggio quando vado, diciamo, sono venuto da qua, da Avellino, solo. Quando l'è nata questa passione delle io 13, 14 anni. Mi ci ho comprato la prima Vespetta, tenevo 14 anni. Ne ha fatti di chilometri. Dove è andato? La meta più lontana qual è stata? Ha aiutato con l'aereo, però, aiutato in America pure, ci ho fatto la ruota 6-6. Ah sì? Insomma, ha girato all'Austria, alla Germania, alla Francia, tutta l'Italia. Tu cosa fai? Se lo compri. Cosa faccio? Facevo. Nella vita cosa fai? Facevo. Facevi, sì. Sì, stavo sempre sopra un motorino, facevo portalettere. C'è posta per te. Ecco, però. La coppa motorina, usavo la domenica, passavo sulle motociclette. Quanti anni fa hai poi smesso? A posto? Smesso, sono 5 anni, sì. 5 anni, adesso stai in pensione. In pensione, giriamo di più. Ma tu la posta la portavi così? No. Cucasca, la prima cosa. Cucasca la posta, l'ultimo tempo, Cucasca, la divisa sempre. E poi questo qua giri così anche, sì, a Carbonara? No. Solo quando là ti conoscono come il postino. Con la moto. Poi, quando esci con la moto un supereroe, poi di notte. No, supereroe. Di notte ti siamo ti semplici. Ed esce il lupo solitario. Sì. Forza quando lupo. Esco con la moto, giubbotto, penna, arricchino, collanini, tutte robe indiane perché mi piace. Esco, poi nel paese sono normale. C'hai cioè pure la penna qua, sì, la facciamo vedere. Sì. L'orecchino. Questa è una serata anche di beneficenza. Sì, mi ha spiegato, sì. Sono venuto perché quando si tratta di aiutare qualcuno, di dare caramelle per il bambino, io sono venuto a fare questa passeggiata.
Lupo solitario o anche in famiglia oppure sei sposato? Insomma. No, mi sono sposato. Oh, vabbè, no, quindi non sei più tanto solitario. No, è quella mia moglie mi ha seguito sempre pure. Sì, anche lei è una lupetta. Sì, mi ha seguito. Infatti se non ha voluto venire, però mi seguo. Quando vuol venire? Come si chiama? La Rosa. 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 E la tigre. Ah, non è la tigre lei. Sì. Da 60 anni vai motorino. Sì. Motorino, moto di crocchiaci d'entrata. Adesso sei una motorino perché l'età è... è oltrepassata per la moto. Però tu sei un fratello dei bikers, quindi comunque sì. Sei presente. Non c'è sempre... la motocicletta, però c'è un motorino. No, c'è un 300. Ah, per i 300. Quindi da 60 anni lei se ne è visto bene, secondo me, o no? È la storia che tengo io. Cioè che storia hai? Una storia motociclistica, di tutta la vita. Anche a livello agonistico. Sì, ecco qua, facciamo vedere che c'è, qualcosa che ci interessa. Com'è il suo nome? Chiedo scusa. Giuseppe. Giuseppe, di Avellino? Avellino. Quanti anni hai, Giuseppe? Io ce ne ho 81. Ah, complimenti, 81 ancora al volante della moto. Senta, e non la lascerò finché il signore non mi chiama. Tu prima che facevi? Io l'imbianchino. Ah, l'imbianchino. Lasciavo la moto il venerdì e la riprendevo il lunedì mattina. Ma come mai questa passione, Giuseppe? Sono nato con la moto. Io. Ci devi far vedere qualcosa, un'immagine, una foto. Ecco qua. L'immagine della casa. Gira. Ah, Giuseppe con le coppe. Quanti trofei, Giuseppe? Girato il mondo, Londra, Inghilterra, Scozia, dappertutto. Sposato, Giuseppe? Sposato. Sì, in bianchino, facevi una pittata e poi correvi subito con... Il venerdì me ne andavo in moto fuori, e il lunedì posavo la moto e andavo al lavoro. 81 anni, Giuseppe, però per Halloween ci sei, anche perché c'è la solidarietà oggi per i bambini. Sì, senz'altro. Dolcetto o scherzetto? Piace, no, piace tutto questo. Ti piace? Perché è un bene per i piccoli, è un bene pure per noi perché ci dà la vita ancora. E tu a 81 anni, insomma, vai ancora... Se si lascia la moto, ci lasciamo finiti. No, no, per l'amor di Dio. Giuseppe, che volevo dire? Ma a te, tu che sei uomo anche piuttosto maturo, posso chiedertelo. Ma è vero che i biker si acchiappano con le donne, o no? Beh, io... Cioè, la motocicletta pare che provoca un bel fascino. Questo, fino a oggi, non l'ho notato ancora, per poi non lo so. Grazie, Giuseppe. Io alla mia età mi allontano, poi loro possono fare quello che vogliono. Sindaco, un Enjoy City su due ruote? Assolutamente sì, senza lasciare il terreno, quindi due ruote saldamente a terra. A parte gli scherzi, anche in questa giornata particolare cerchiamo di regalare sorrisi alla nostra comunità, anche un po' di cioccolate ai bimbi. Senza lo scherzetto c'è stata questa collaborazione anche con i bikers. Ritengo che questa partecipazione anche della società civile faccia crescere l'intera comunità. Tra l'altro quella dei bikers, dei motociclisti, Trasport, Solidarietà, perché distribuiranno anche dei dolcetti ai bambini, anche ai piccoli indigenti, non è la prima volta che lo fanno, è una realtà che comunque appartiene anche a grande cuore avellinese, lo sport, la passione e la solidarietà. Ed è una realtà anche la loro in crescita. Ritengo che queste collaborazioni che noi stiamo incentivando, trovando anche la risposta da parte di tutte le associazioni, sia chi fa volontariato, sia chi per hobby si dedica a una passione, bene, queste collaborazioni rappresentino anche una crescita umana, sociale dell'intera città. Di questo sono orgoglioso e auspico che anche il nostro arrivo abbia contribuito a far crescere questo coinvolgimento. Cosa ne pensa di queste moto? Lei sicuramente si farà un giro come sportivo, se lo farà, no? Assolutamente sì. Se no, ha già scelto la moto da cavalcare. Ma diciamo che il sidecar è quello più simpatico, ma senza impennare proverò qualche altra moto. Halloween, ma sarà anche la notte della zucca, la cucuzza, la notte della cucuzza. Poi ci sarà il gran finale a tavola, abbiamo scoperto. Qual è il menù legato anche alla tradizione? Qualcosa devo dire, la notte della cucuzza c'è, la zuppa e castagne c'è. Il castagno con fuoco, un briaco con vino, ci sta, il resto è sorpresa.
Giovanni, mi puoi svelare qualcosa sul menù? Ma che bello, guarda che trucco, complimenti. Grazie. Siccome ti chiami? Ernesto. Ernesto, ma pure tu sul motorino? No, sulla moto di proprio. Vabbè, ovviamente con estrema sicurezza. Assolutamente sì. Chi interpreti così, che trucco è questo? Nit. Un pagliaccio assassino. Tipo clown, che va molto, Joker, no? Che va molto ultimamente. Quindi parlavamo di cucina, che ti pappi, cioè per tenere un fisico così, che qual è il segreto? Si mangia? Assolutamente sì, perché è sempre energia. E poi la goliardia a fine serata, uno si libera. Ci sarà, ci sarà, ci sarà. È all'insegna del sorriso, perché anche il mangiare è piacere. Quindi siamo rimasti alla zuppa, poi? La zuppa di castagne, e poi a sorpresa ti ho detto, finale la botta era con le castagne imbriache con vino in davvero lei. Però è tutta a base di montagne, mangeranno porcini, tartufo, un cane, te si è trovato qualcosa. Ma tu sarai così a tavola o con un chiodo questo. Fisso? Mi tolgo qualcosa, però loro mi vogliono così comunque. Sicuramente sarà una... Toglieremo la maschera, ma nel cuore saremo sempre gli stessi. Dicevo, vedendolo mi viene che sarà una cucina mostruosa. Assolutamente sì, deve essere così. Oggi i piatti saltano in sala, esattamente, tagliarlo su, picchia e poi. Sport, passione e solidarietà da parte dei Baggers, una bella iniziativa. Tra l'altro hanno partecipato tanti bambini che hanno avuto i dolcetti più che gli scherzetti, ma anche tanti curiosi. È una città che si ritrova anche ammirando queste iniziative particolari. Sì, il nostro obiettivo è quello, durante le feste anche, diciamo, cosiddette programmate, andare ad offrire un po' alla comunità, con un occhio privilegiato verso i bambini, delle belle giornate, dei bei servizi che offrono anche le tante associazioni presenti sul territorio. Ecco, la rete comune di Avellino con le associazioni tesi a dare delle opportunità di svago e di divertimento, di spensieratezza alla comunità e ai bambini innanzitutto, noi fa molto piacere e le appoggeremo, in quanto già dall'estate abbiamo dato questo tipo di impronta con la nuova amministrazione. E poi le motociclette, i bikers sono una bella realtà, è bello anche conoscerli. Sì, è una bella realtà, l'ho conosciuta nello specifico quando ci è arrivata la proposta. Noi dell'amministrazione, sono un'associazione che si impegna quotidianamente e che appunto insieme anche ad altre che io vedo ora, che magari sono più sensibile a tutto questo mondo associativo, porta avanti una mission che appunto ha anche come missione quella di aiutare e di sostenere cause sociali, cause ludiche e ricreative. Quindi non sono un circolo chiuso, ma danno anche conoscenza del proprio mondo a chi magari è nemmeno al corrente, quindi creano momenti belli come oggi, che è il 31 a lui l'amministrazione vuole mettere un segno della sua presenza, così come sarà per il Natale. Il sindaco è volato in sidecar, intanto non so se lei lo seguirà. Va bene, il sindaco rappresenterà al meglio l'amministrazione, un tipo sportivo. Vabbè, lui vuol non dimostrare che ha cambiato marcia. E va bene così, io cammino a piedi come faccio sempre, che è ancora più salutare. Stanno tornando, mi sa che anche il sindaco sta tornando, guiderà diciamo questa sfilata. Sì. Per Natale invece possiamo... Grande Natale uscirà, un grande Natale. Per quanto riguarda le attrazioni, stiamo lavorando, c'è un grande sarà esplosivo, un grande Natale dopo l'estate che ha raccolto all'unanimità il consenso della popolazione. Vogliamo anche a Natale offrire un mese e mezzo di spettacoli, di clima natalizio. Il Natale è per i bambini, il Natale è quel momento in cui le famiglie si ritrovano e vogliono vivere la città, quindi il tema, come fu in estate, sarà Avellino, come, riscoperta dell'identità. Come d'estate anche in periferia, anche nei quartieri ci sarà Natale? Saremo dappertutto, soprattutto nei quartieri, perché non esiste la zona di serie A e la zona di serie B, come abbiamo sempre detto, quindi la nostra presenza sarà omogenea su tutto il territorio.